Ciao, starete chiedendo perché sono solo una bocca che parla, vero? Ma lo capirete tra un po'. Vengo dal Marocco e non sono più un ragazzino. Guarda che ti vedo! Va bene, ora lo sapete, ho 56 anni. Sono arrivato in Italia alla ricerca di una vita migliore, ma non riuscivo a trovare un lavoro e questo mi faceva stare male. Non solo a livello economico. Con una bambina piccola e il solo stipendio di mia moglie era dura, ma stavo male soprattutto dentro. Non mi sentivo realizzato e le giornate mi sembravano vuote. Sapete, ero un elettricista nel mio paese, ma la mia età non mi ha aiutato a trovare un lavoro qui e in più non conoscevo l'italiano. Poi siamo venuti a conoscenza del progetto Ali per il futuro. Ho imparato l'italiano e ho cominciato a credere di più nelle mie capacità. Non è mica semplice imparare una nuova lingua alla mia età, sapete? Ma questo è stato solo il primo tassello. Mi hanno insegnato a costruire il mio curriculum vitae e questo mi ha permesso di partecipare a un tirocinio. La mattina uscivo di casa presto, ma per fortuna l'educatrice poteva stare con la bambina già dalle 6. Anche avendo disponibilità economica, dove lo trovi un babysitter a quell'ora? In più la bambina poteva seguire laboratori e fare sport. È cresciuta davvero tanto grazie a questo progetto e noi con lei. Poi in soli 6 mesi il tirocinio si è trasformato in un lavoro. Ausiliario al trasporto delle persone anziane. Oh, ecco il mio braccio. No, aspetta, quello non va lì. Così va meglio. Almeno posso gesticolare un po'. Visto come mi sto integrando bene? Vi ricordate che all'inizio ero solo una bocca parlante? Beh, adesso eccomi qui, tutto intero. Cosa mi ha fatto tornare a sentirmi così? La mia crescita personale, le belle persone che ho incontrato durante questo percorso che hanno capito i miei bisogni e che mi hanno aiutato a ritrovare la mia autonomia, a mostrarmi a voi in tutto il mio potenziale.